Nuove generazioni verso il futuro, un obiettivo importante, soprattutto per le giovani generazioni, su cui la scuola ha il dovere di puntare, aiutando i giovani al riconoscimento dei valori, soprattutto di integrazione. Ed è da questo punto che è partita la presentazione presso il Notarangelo di Foggia, rivolto alle classi quarte, del libro di Luigi Taglienti, Al di là delle sbarre, un'opera che ripercorre la sua attività ultradecennale di volontario all'interno del penitenziario di Foggia. Io ritengo che il libro sia solo uno strumento a margine per avviare un sano confronto con gli studenti. Io sono onorato di presentare e condividere questo messaggio all'interno della scuola, anche perché se realmente è necessario avviare un processo di riqualificazione, inevitabilmente si deve partire dai banchi di scuola. Le giovani generazioni, oltre a rappresentare l'essenza e la linfa del nostro lavoro, rappresentano il nostro futuro. Allora dobbiamo investire sui nostri ragazzi affinché possano determinare un cambiamento radicale, essenziale, di cui tutti noi necessitiamo. Un progetto a cui la scuola ha aderito proprio per aiutare le generazioni del futuro. L'iniziativa di presentare il libro del dottor Taglienti, Al di là delle sbarre, che racconta la sua esperienza di docente e volontario per 16 anni all'interno del carcere, è lo spunto per poter parlare proprio con i ragazzi di due questioni importanti: dello stigma della condizione del detenuto, del carcerato, che purtroppo lo accompagna anche una volta che ha esaurito, diciamo, il suo percorso di pena, e sia soprattutto della possibilità di portare avanti un discorso di efficacia della pena, come diceva appunto il procuratore Vaccaro.